Ciao ciao e ben ritrovati nella mia cucina. Adesso è pomeriggio e io per stasera cucinerò questo qui, questa verdura qui. Sapete cos'è? Sì, credo che lo sappiamo tutti. È bietola. Vi faccio vedere come la pulisco, togliendo semplicemente il culo, come si suol dire, e poi la taglio a metà. Se è piccola e corta, voi come le preparate le bietole? Invece, se è più lunga, guardate, io la faccio semplicemente in più parti. Scrivetemelo nei commenti e scrivetemi anche, sempre se vi fa piacere scrivere, si intende, se vi piace mangiare la bietola. Questa l'andrò a realizzare, a fare con i pomodori, che da noi si chiamano le bietole al pomodoro, semplicemente. Ho fatto una grande scoperta. Adesso finisco di pulirle, dopo vi faccio, ovviamente dopo le sciacquo bene bene e le metto a bollire. Ovviamente, se le foglie esterne sono da buttare e gialline, le togliete. Io non ho tolto niente perché queste sono piccole e tenere, ma se sono tante, voglio dire, le trovate così nei supermercati, queste sono a chilometro zero, le ho prese dal fruttivendolo, cioè dalle persone che qua si chiamano i Quetzal. Le ho prese di qui, quindi sono belle piccole piccole, non c'è bisogno di togliere niente, quindi non ho buttato nient'altro che il culetto. Ancora incominciamo a dire: ma sai, ma non hai tolto, ma hai fatto. Voglio anche precisare che io sono una casalinga, non sono no, neanche né chef. Non ho partecipato a nessun, diciamo, a nessun corso per diventare chef. Sono una casalinga, mi diverto, metto i video solo perché mi viene chiesto per non dare foglietti in giro. Quindi non voglio sentire lamentele. Allora, ho messo l'acqua. Quando esce a bollire, ci andrò a mettere le bietoline. Con un pochino di sale le farò bollire. E poi vi faccio vedere il resto. Allora, le bietole le ho fatte stare alcuni minuti perché si cucinano veloce, le ho scolate e in questa padella ho messo l'aglio e l'olio e quando fa l'aglio metterò i pomodorini. Ovviamente ho già acceso sotto. Anche se voi non l'avete visto, vi ho dovuto lasciare perché con una mano non potevo. E adesso vi devo lasciare di nuovo perché devo andare a mettere le bietole. Giriamo e poi un bel coperchio e vi lascio andare per 5-10 minuti. Voi li avete mai fatti così? Scrivetemelo giù nei commenti. Potete notare, non so se si vede, ho messo due peperoncini.
Così durante questi 5 minuti si insaporisce. E adesso andrò a coprire e voilà con questo coperchietto e abbasso la fiamma. A dopo. Allora, io ho già spento proprio adesso e queste sono le bietole al pomodoro. Come le faccio io e io ho imparato da mamma. Bene, se vi è piaciuta questa mini ricetta, mettete un bel like, anzi regalatemelo sempre se voi volete. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Se volete che metto le stories come faccio con Instagram, fatemi arrivare a 10.000 iscritti, altrimenti non si può fare. Sempre se voi volete, aiutatemi in quel senso. Giù su ogni, sotto ogni video trovate diciamo nell'info box, tante indicazioni. Se voi comprate, amate comprare da Amazon e volete aiutarmi, comprate con il mio link. Voi non, a voi non vi costerà di più dell'articolo che comprerete, e a me Amazon darà una piccola ricompensa. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo alla prossima ricettina.